Bentornati cari spettatori di Inner Talks, siamo oggi in collegamento con Marco Tajani da Abu Dhabi, gli Emirati Arabi Uniti. Marco è attore, autore e formatore teatrale. Marco, la prima domanda spontanea che mi viene da fare è: cosa ci fai ad Abu Dhabi? Intanto buongiorno a tutti o buonasera, non so bene in che orario andrete in onda, anche perché abbiamo differenze di fuso orario. Cosa ci faccio da Abu Dhabi? Tutto risale a 6 anni fa circa. Io lavoravo a teatro, avevo diversi progetti, lavoravo soprattutto in un teatro di Milano che si chiama Il Trebbo, ma poi lavoravo anche indipendentemente con l'università. Diciamo ero specializzato soprattutto nella interpretazione e nell'insegnamento della Divina Commedia. Dopodiché, insomma, dopo la crisi del 2008, il lavoro ha iniziato a scarseggiare sempre di più. Mia moglie invece lavorava in albergo, anche lei aveva un po' la carriera bloccata, visto le dimensioni dell'albergo che non le consentivano una promozione diretta. Si è data disponibile a espatriare, cosa che le compagnie alberghiere sempre apprezzano molto e ti permettono quindi di fare carriera, ovviamente se sei meritevole. Lei lo era e effettivamente nel giro di un po' di anni alla fine siamo approdati qui ad Abu Dhabi, è diventata general manager del Park Hyatt Abu Dhabi, quindi insomma una bella carriera. Che è il luogo in cui ti trovi adesso, giusto? Sì, esatto, io in questo momento sono nella lobby dell'albergo perché nel nostro appartamento oggi è venerdì qui è festivo, quindi mia moglie è a casa, i bambini sono a casa perché, non solo perché è venerdì, ma sono a casa già da 3 settimane, visto che qua le scuole sono state stoppate con largo anticipo rispetto ai numeri del contagio, con grande previdenza del governo, e quindi insomma ho dovuto cercarmi una zona un po' più tranquilla. Di solito la lobby non è tranquilla perché è piena di clienti che vanno e vengono, ma come puoi immaginare qua di clienti non ce ne stanno, voli bloccati, confini chiusi. Sono clienti, insomma, non turistici, possiamo dire. Sì, diciamo che insomma gli alberghi sono utilizzati per tenere tutti gli emiratini che stanno facendo rientrare dall'estero, devono quindi metterli in quarantena per 2 settimane e utilizzano gli alberghi proprio per questo. Quindi li chiudono dentro delle camere o delle ville, quelle più chiaramente messi meglio economicamente, e quindi l'albergo sta sopravvivendo grazie a questo tipo di clientela. Qualcuno che non è ripartito, cioè ci sono dei pazzi che dicono: no, io piuttosto che tornare in Germania, in Svizzera, eccetera, io me ne resto qua. Sì. Che non è neanche assurda come cosa, però insomma. Devo passare meglio, diciamo, questo periodo di quarantena indeterminata. Sì, io non so se lo farei, perché insomma. Hai la percezione, diciamo, che non sarà poco il tempo che dividerà magari dietro un eventuale ritorno anche per svago o in Italia? Chiaramente, tu pensi d'origine anche di questo, ovviamente. Sì, questa è una cosa che mi preoccupa molto, perché io ho i genitori a Milano, e non so quando li rivedrò. Non aggiungo previsioni più pessimistiche, ovviamente, però che chiaramente sono implicite in qualsiasi per qualsiasi persona risiede in Lombardia in questo momento, però la mia preoccupazione è perfino quando li potrò rivedere. Natale? Non lo so. E poi bisogna vedere anche noi che cosa ne sarà di noi, ecco, perché qui bisogna vedere quando riparte il turismo. C'è sicuramente visto la poca diffusione del contagio qui, se effettivamente riescono a stopparlo, adesso siamo arrivati a 1000 casi proprio ieri, se è tutto bloccato, c'è smart working, c'è insomma tutto quello che c'è anche bene o male in Europa, c'è anche qua e anche già da tempo, come ti dicevo appunto le scuole sono state anticipatamente chiuse, e
Ad esempio, tu che sei insegnante di lingua italiana presso la Abu Dhabi University, in questo momento stai lavorando oppure la tua didattica in generale si è interrotta completamente? No, io non sto lavorando, l'università sta lavorando, io no personalmente, perché comunque era già stato deciso che questo semestre non avrei lavorato, volevo dedicarmi ad altre cose e quindi mi sono, come dire, evitato tutto il passaggio allo smart working, al sistema insegnamento sì. online. E i progetti, se posso chiederti quali erano e se hai dovuto rimandarli o se stai approfittando di questo tempo forzato libero per portarli avanti? Purtroppo uno, il più importante dei progetti, quello sicuramente quello che era più fattibile ed era già in procinto di partire, era la collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura qui ad Abu Dhabi, che sta aprendo, non è ancora stato inaugurato, e io avrei dovuto proprio fare la giornata di inaugurazione con in occasione del Dante D. Del Dante Day, sì, cioè questa, la connessione. Sì, Dante D, sì, questa sì. Denominazione un po' ridicola, però insomma il giorno nazionale dedicato a Dante Alighieri, e io avevo appunto proposto una serie di collaborazioni con l'Istituto Italiano di Cultura, partendo da una serata, uno spettacolo che praticamente è una specie di narrazione con anche dell'interpretazione di quelli che sono alcuni tra i momenti più belli dell'inferno, appunto il racconto un po' di tutto l'inferno all'interno di un unico monologo. Si intitola Tra la perduta gente, era una cosa che a me piaceva molto, anche perché appunto è da un po' di anni che non calco le scene, quindi insomma era per me un felice rientro. La direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura mi appoggiava in pieno e anzi era molto interessata anche a prolungare questa collaborazione attraverso poi una serie di workshop, per esempio sia con italiani e perfino con emiratini, stavamo studiando il modo per coinvolgerli, per arrivare poi al 2021, che è il 700° anniversario dalla morte di Dante, e quindi si voleva fare proprio un'annata di lavoro su Dante. Per esempio anche organizzando, magari c'era l'idea appunto di organizzare magari un convegno internazionale sul rapporto tra Dante e l'Islam, che è un argomento molto affascinante. Ma sì, sicuramente di interesse. Marco, mi incuriosisce questa l'idea, perché io in realtà credo ti conoscevo già prima, però sul web probabilmente qualche spettatore ti ricorderà anche per letture oscene, che era una tua modalità di interpretazione di letture, appunto, che sarebbero state considerate oscene, in realtà lette in una maniera e con una verve molto personale. Hai pensato di riprendere quello che era Penna Antesignano, in realtà di lavoro fatto autonomo e da casa? Sì, beh, quello lì diciamo che era lo feci quando ero a Belgrado, la prima tappa fuori dall'Italia, quando mi ritrovai appunto senza lavoro. Dopo un po' di mesi in cui, diciamo, qualche mese sabbatico, diciamo, in cui non feci nulla, a un certo punto dissi, mo devo fare qualcosa, e iniziai a fare un po' di video che effettivamente nel giro di pochi mesi mi avevano procurato un nutrito pubblico abbastanza, insomma, non siamo sui livelli degli youtuber attuali, però insomma, per essere un lavoro di nicchia, era sicuramente molto seguito e molto apprezzato, e effettivamente era per me un modo per fare qualcosa, ecco, e farlo in maniera gustosa, divertendomi e cercando poi di non fare una cosa banale, quindi appunto recitare, interpretare testi che sono crudi, pesanti, al limite, se non oltre il limite della loro di quello che è il pubblico pudore, no? Però appunto fatti in modo, come dicevi tu, però non me lo posso dire da solo,
come dire, artistico, diciamo. Decisamente artistico, infatti ti dirò una delle cose appunto che mi spingeva a farti questa domanda è appunto, mai come in questo periodo probabilmente operazioni del genere potrebbero essere intercettate, addirittura forse più utili, perché oramai rivolte ad un pubblico vasto, magari non mi riferisco a quel formato in particolare, ma qualcosa in qualche modo dovendo appunto frenare i progetti che avevi in mente, se ti era venuto come in mente oggi qualcosa di diverso che potesse in qualche modo riagganciarsi a quell'esperienza anche con altri contenuti. Sì, ci sto riflettendo. Tornare su quell'argomento in particolare non me la sento molto, visto il posto dove vivo, perché insomma qui, come puoi immaginare, ci sono come dire, delle regole morali che insomma cozzano un po' con questo tipo di progetto, in cui si parla di, insomma, di temi perturbanti, e quindi è meglio evitare, ed è questo uno dei motivi anche per cui smisi, quando appunto si trattò di venire qua, decisi di prudentemente di interrompere queste letture oscene. Poi ripresi, ma insomma, perché poi alla fine, facendolo in italiano, la cosa evidentemente passa sotto traccia. Sì, ci sto riflettendo. Adesso in questo momento sono un attimo disorientato, nel senso che non so bene che cosa si può fare. Diciamo che, per esempio, per il Dante D, ecco, non potendo fare lo spettacolo, che si spera prima o poi si farà, ma chissà quando, comunque sul web caricai l'interpretazione di un intero canto dantesco, quindi qualche cosina provo sempre a fare. Altre cose vediamo, non lo so. C'è un po' di scrittura, sono impegnato anche nel tentativo di scrivere una serie, ma anche lì bisogna vedere poi il mercato, se reggerà, eccetera. Quello che si potrà fare in futuro è molto, come dire, è una grossa incognita. Cioè, un po', cioè, finché si tratta di pochi mesi, ci sono certe cose che reggeranno, altre invece inizieranno a crollare, e quando crollano poi domino, ovviamente, no? È andato un attimo via la linea, dicevi, quando crollano si crea un effetto domino, giusto? Sì. Marco, questo effetto domino di cui parli chiaramente ha un impatto enorme anche sulla quotidianità di tutti quanti noi. E credo che la sfida principale sarà quella di rielaborarci da comunità, diciamo, collettiva, in cui la fisicità, diciamo, ha sempre costituito un aspetto importante, ad un'accelerazione probabilmente di quelli che sono i comportamenti legati alle innovazioni tecnologiche, allo smart working, mentre in generale alla connessione online, quindi una connessione meno fisica, meno plurisensoriale, forse più legata a sensi come la vista e l'udito, che è un aspetto forse cognitivamente parlando molto interessante. Qual è il tuo pensiero al riguardo? Guarda, riflettevo su questa cosa riguardo al mio lavoro principalmente proprio qualche giorno fa, in cui un'attrice chiedeva pubblicamente, credo in una storia di Instagram, se secondo noi il teatro può essere fatto, come dire, in maniera virtuale, no? Quindi online. E forse ne parlava anche uno dei tuoi ospiti. Armando Rotondi, sì, assolutamente. Lui sosteneva in realtà la tesi che questo potesse essere una modalità già applicativa, stava già provando con i suoi studenti all'Istituto Marzi di Barcellona a proporre delle performance chiaramente obbligate da un punto di vista dell'adattamento, perché appunto l'interazione, parlavo di questo, del toccarsi, che è qualcosa che non può essere fatta, però alcune forme teatrali, come alcune forme artistiche, nascono in momenti di crisi, lo raccontava appunto anche rispetto al teatro polacco, la stessa identica cosa. Sì, guarda, io credo che volendo tutto è possibile, cioè nel senso se non c'è altro modo di farlo si farà così. Quello che mi chiedo a riguardo sono due cose.
fondamentalmente. Prima di tutto, se vale la pena chiamarlo ancora teatro, visto che il teatro per 2500 anni è stato qualcosa di completamente diverso. E se, essendo ripreso con delle telecamere o quello che è, e viene mostrato in video, quindi in due dimensioni, anche in tre se usi il visore, diciamo, comunque è qualcosa che assomiglia a ciò che esiste già, cioè la ripresa video, no? E anche qui, anche da quel punto di vista, mi chiedo se vale la pena chiamarlo teatro, e se comunque lo vogliamo chiamare teatro e riesce e si vuole cercare di creare qualcosa, in che modo è diverso dal video e in che modo effettivamente può essere meglio del video o tanto diverso da meritarsi di continuare a esistere. Io sinceramente ho un po' di dubbi. Se penso a quello che è stato uno dei più importanti innovatori teatrali, Jerzy Grotowski, in cui lui ha elaborato la sua visione del teatro povero, la faccio molto veloce adesso perché non è il caso di entrare in dettagli, proprio partendo dal fatto che il teatro borghese, diciamo, con le sue innovazioni tecnologiche, tendeva sempre di più a scimmiottare qualcosa che ormai era predominio del cinema e della televisione, non riuscendo a raggiungere comunque quello che il cinema e la televisione riescono a fare, per esempio il raggiungere un vastissimo pubblico o utilizzare al top le tecnologie di cui dispone, lui cosa ha fatto? Anziché questa rincorsa verso la tecnologia, ha azzerato tutto, da qui appunto il teatro povero. Per cui io sarei più su questo tipo di linea. Può anche essere che il teatro, se effettivamente noi ci assestiamo su questo tipo di esistenza a distanza, che non ci si può vedere e non si può stare in una stessa stanza, che sarebbe tristissimo ovviamente, può anche essere che il teatro possa smettere di esistere, e sarebbe una cosa, come dire, necessaria, e per cui amen. Oppure potrebbe succedere che il teatro diventa qualche cosa che possono vedere, non so, 10 persone per volta, è qualcosa di assolutamente elitario, un biglietto costerà 250 euro, e come anche andare al ristorante diventerebbe una cosa del genere, no? Perché ovviamente se un ristorante deve sopravvivere e può tenere un terzo, un quarto dei coperti che normalmente aveva, i prezzi lieviteranno. Quindi se tu vuoi avere l'opportunità di avere di fare l'esperienza di andare al ristorante, dovrai pagarla cara, carissima. Un po' come succede già adesso in Datea ad Abu Dhabi, oppure i prezzi al momento sono calmierati, sempre laddove i ristoranti, diciamo, su questo non sono informato, quindi chiedo a te. No, tutto chiuso. È tutto quanto no, chiuso, completamente. Tutto chiuso, solo delivery. Ce n'è tantissimo, qua si usava già tanto, okay. Quindi perché c'è tantissima gente che non cucina o cucina pochissimo, o se cucina, cucina male. Ristoranti non ce n'erano e comunque i prezzi erano alti in ogni caso. Uno degli scenari possibili, se effettivamente qui gli Emirati riescono a chiudere i conti con il virus, non ci sono più contagiati nel giro di tot mesi, chi può dire quanto ci metteranno, e così magari riusciranno anche altri paesi nel mondo. Questi paesi potrebbero diventare una meta turistica, come dire, quasi unica. Le compagnie aeree come faranno a sopravvivere? Faranno in modo che saranno le stesse compagnie che portano la gente qua a fare i test per vedere se qualcuno è positivo o meno, e quindi potrebbe succedere che il turismo riprenda a esistere, che gli aerei riprendano a volare, tutto quanto
potrebbe funzionare. Prevede in qualche modo come è successo dopo l'11 settembre, domani magari ci sarà l'obbligo di fare il tampone. Sì, oggi leggevo una notizia, non so se vera o falsa, o anche perché non sono andato a leggere nei dettagli, ho visto giusto il titolo, che qui a Dubai stanno iniziando ad addestrare i cani per riconoscere se qualcuno è infetto. No, sai che i cani possono anche riconoscere se qualcuno ha un tumore, si dice, però insomma siamo ancora nel posto distopico, sì, che potrebbe diventare presente reale. Sì, però in questo caso cosa succede? Che il turismo diventerebbe qualcosa di... No, non ci sarebbe più il turismo di massa, cioè il turismo è qualcosa che puoi andare a farlo soltanto in certi paesi perché sono liberi dal virus, quindi chiaramente la domanda sarebbe altissima, l'offerta sarebbe scarsissima. I costi sarebbero eccezionalmente alti. È ovvio che diventa qualcosa di estremamente elitario, come appunto andare al ristorante se i coperti sono 10, come andare a teatro se i posti disponibili sono 4. No, allora... Però vabbè, queste sono, sai, sono ovviamente delle speculazioni che io faccio nel mio tempo libero, che è tantissimo. È tanto, quindi. Quindi il cervello inizia a macinare scemenze. Ma accanto alle speculazioni, però, sono molto contento perché ci hai fornito qualche tratto caratteristico. Per noi è complicato qui in Italia, la situazione è chiaramente stata primordiale, possiamo dire, quindi la stiamo vivendo in maniera anche un po' differenziata. In Campania, tra le altre cose, delivery ad esempio non c'è, le consegne a domicilio sono vietate, quindi in realtà possiamo salvarci sotto questo aspetto, soprattutto per la grande abilità culinaria che risiede in molte famiglie, altrimenti sarebbe stato molto complesso. Però, battute a parte, volevo ringraziarti innanzitutto. Grazie a te, figurati. E saluto anche al pubblico di Inner Talks, a Subcava Sonora di Chiesa d'Autore, che hanno permesso il collegamento con Marco Tajani da Abu Dhabi. Marco, se vuoi, lascio a te l'ultimo saluto agli spettatori o magari a qualche amico che ci guarda dall'Italia. Beh, io dico soltanto facciamoci forza, perché in questo momento non c'è nient'altro che si possa fare, e cucinate bene, ecco. Questo sicuramente è l'augurio che faccio a chiunque, perché in questo momento stiamo diventando tutti cuochi sopraffini. Va bene, allora aspettiamo a breve anche le foto sul tuo Instagram, le stories con i piatti da te cucinati. Ah no, questo mai. Sono molto pudico. Va bene. Allora Marco, un saluto ancora e a presto. Spero davvero a presto. Ok, grazie, ciao.